Mi sto andando a chiudere, vero? Sono quasi morto. Ok. Zero death. No, adesso abbassa. Esco dalle fottute pareti. Molto giù. Orca troia. Ok, ragazzi. No hit. Boss no hit. Vorrei essere una ragazza comune? No. Vivere in un villaggio? No. Non avere preoccupazioni? Stupido matrimonio, stupido principe, tu sei stupido. Ok, puoi andartene, grazie. Ah, l'ha fatto davvero, non volevo. Filtri! Cazzo, no, filtri. I have to chiamarlo filtri now. Guffi. E sia. Dei dem, Gufeltri mi pare chiaramente dei dem. Eyes, ok. Ok, no. Gufeltri è incazzato come una bestia, chiaramente. Cioè, guardalo lì. Gufeltri. Non c'è una capigliatura molto Gufe. Questa è una capigliatura molto Gufeltri, chiaramente. Oh no, cioè, mi pare chiarissimo sia una capigliatura estremamente Gufeltri questa. Puoi spostarti un po' più a destra? Va bene. Perfetto. Su Samog, perché ma figlio di puttana! Jürgen. Vostra maestà, mia figlia... ok, il matrimonio di mia figlia alle porte. Come la tua lazione? Infatti che cazzo vuoi? Ma devo sposare io? Il problema è che non abbiamo abbastanza oro e risorse per fare una festa. Avevo bisogno di 5 ore e 5 supplies. Ma che cazzo c'entro io? Ma scusami, eh. Cioè, che cazzo vuoi? Domani vado al sindaco. Scusi, me devo a casa. Mi dà 5.000 monete d'oro. Che cazzo di domanda è? Non l'ho capito io. Ah, si faceva così? Allora, dai, fai. La spada inizia a trasformarsi. Interessante. Non hai toccato niente, vero? No, guarda, amico, t'ha post. 500 euro che hai lasciato nel cassetto, t'ha post. Erano già spariti, se li sono presi i ladri, palesemente. Di arrendi della bacchetta, no. Ma e poi mai un idiota, ma perché? Ma no. Ma come? Cioè, ok, va bene, ma povero. Tua mamma said you hadn't gone on a date. Non hai cuccato, Cugi. Ma tipo, mai in tutta la vita, Cugi. Che cazzo di figura mi fai fare a Verona Beach senza cuccare, porca... Ma tra l'altro, scusate, domanda. Cioè, voi vi rendete conto che gli sviluppatori di questo gioco hanno detto: ragazzi, allora, non sappiamo che dialoghi mettergli. Non sappiamo se farlo parlare o no. Forse possiamo anche farlo non parlante, come i grandi giochi come The Legend of Zelda, su via. Possiamo anche farlo non parlante. Poi uno ha alzato ma hanno detto: ragazzi, però una frase bisogna fargliela dire al protagonista. Quale? Bisogna dirgli a Randy che è davvero davvero imbecille. Cazzo, sì, ragazzi, mettete nessuna scelta di dialogo, ma quella volta sì. Forse insieme possiamo capire come sono finito qua. Che non c'era bisogno di questa animazione. Creatore del gioco, no. Nessuno fa così. Nessuno si apre la giacca. Strano in italiano, però. Un momento, non dirmi che sei con quel perdente. Correnti. Ragazzi, hanno messo le scelte di dialogo solo per dirti: vuoi parlare normale o vuoi smerdare? Cioè, io vi firmo che le scelte di dialogo ci saranno solo quando c'è da smerdare. Stiamo attenti ad altri possibili vittime. Tipo che altro... Ma...
Ok, mi sa che questa non era da vincere, vero? Ma come noi da ambulanza? Ma come? Ha detto, pensavo tipo ci fosse il respawn, ma come ha detto non ti preoccupare anche se vai giù e poi ambulanza, ricoverati. Non sembra preoccupata, sembra annoiata. A me fa troppo ridere l'idea che tipo c'è sto tizio che ogni tanto arriva. Vabbè, dobbiamo parlare con nostra figlia. Vabbè, non è che serve a chiedere udienza però, eh. Vabbè, guardia delle prigioni. Ma perché mi stanno chiedendo udienza le persone che lavorano qui? Ma che parla? Che vuol dire? È come se, tipo, adesso tipo mio figlio, scusi, vostra maestà. Cattive notizie, grazie al cazzo. Figurati se mi diceva che aveva trovato 2000 monete d'oro nei sotterranei. Attenzione. Come Verona Viva? No, mi è sciolto subito tutto il pathos, Verona Beach. Però no, Verona Beach adesso che palle. Fili, sono di Verona questi. È gravissima questa situazione. Non è così Verona, posso assicurare che non è così Verona. Questa è la California. Che poi tra l'altro io sto facendo tutta sta battuta, ma magari Verona Beach è davvero un posto. Ah, Verona Beach esiste, infatti, perché mi era venuto il dubbio. Oh cielo, ragazzi, questa... Ma sto coso è uscito da Eddie, chiaramente. Porca ecco cos'è sto gioco! Eddie che fanno una sessione di D&D! La spada si inizia a trasformare. Ok. Ok, molto interessante. Non so sentire, ma la polizia di Gotham sta passando fuori da casa mia. L'estate non durerà per sempre e devi incontrare delle nuove persone. No, mi dissocio, non ho intenzione di roleplayare con mio cugino. Per amor di Dio. So let's roleplay. Some practice. Eric, no pressure, just straight out. Ok. Quindi sei appena entrata nel caffè. Ciao, sono Eric e sono seduto qui aspettandoti. Che dici? Let's kiss. Scusi, come ci ha fatto mettere il mana? Infatti c'è. L'animazione ci ha risposto, ci ha dato il suo liquido blu e noi in questo mondo abbiamo bevuto un liquido che ci ha dato un tizio così raccomandabile. E siamo una ragazzina sola nel bosco. Vi assicuro che questo è un gioco indie non giapponese, non perché ci sia niente male con i giochi indie giapponesi, ma perché da loro me lo sarei aspettato, sapete? Come ci ha fatto aumentare il mana? Ah vabbè, la film. Ma sti cazzi, ma lascia vivere. Ah no, so del matrimonio l'Orsulia. Ma che c'è? Ma anche te, la famiglia di spioni, la famiglia di Calabro, eh? Ma basta. Vabbè, cioè per essere un gioco basato sulle scelte mi sta facendo scegliere un po' poco, c'è da dire. Perché tipo qua, ma chi se ne frega, ma c'è un regno da governare, che cazzo te di culo se si ubriaca, vabbè. Ma infatti i cazzi sono, ma tutti qui, nessuno si vede, cazzo, mio cugino che mi setta per gli appuntamenti, quelli che in pugno sta qua, infatti c'è il tizio che ti aspetta nell'angolo. Paolo, tu però non puoi stare fermo e cisare questo combattimento, sarebbe estremamente sbagliato, non lo fare. Paolo, devi avere un po' di rispetto per i tuoi spettatori che ti stanno guardando, dai, non può essere proprio così tanto. Ok, ora che mi ho cisato il combattimento. Ah, è arrivato, dai, minchia, uè, vieni, sì, ed è lì, fuori dalla porta. Maria, sì.
non c'è praticamente luce in questo palazzo. Queste stanze una volta brillavano. Padre, porca due, perché? Che cazzo? Guarda cosa ha fatto. Ehi. Corona, cazzo sei? Fuori dalle palle. Asalia mi ha messo la faccia sul cuscino e non la posso togliere. Ah no, feci sul cuscino. Ma che schifo. No, non vedi che abbiamo un ospite? Ma non è vero, ma dopo ti sono venuto a parlare ogni giorno dopo. Aspetta fuori, e che cazzo? Guardi, ma potete entrare chiunque. Dai, dimmi tutto quello che sai sulle spade. Preferisci a una mano o a due mani? Modestamente ieri sera mi sono dimostrato molto bravo con due mani. Redimissi, Brown Beach, bla bla bla. My wallet was stolen. Ok, che bastardo, mi ha chiamato mio cugino, molto divertente. No, ma come, mamma? Mi ha dato della merda, ma scusami. Ma no, bastarda. Abbiamo bisogno del matrimonio per avere un esercito che ci difenda, perché noi non abbiamo un esercito. Questa, ancora non ho capito sta cosa, scusa. Quindi verrò sacrificata. Non avete considerato nessuna altra opzione? Hai offerto qualcos'altro, tranne che tu figlia... volentieri, non c'era l'opzione, però... Beh, lo sapevo. Sapevo che sei arrivato il giorno in cui mi avresti... Vabbè, senti, I don't care. Stavi aspettando solo che ti potessi liberare di me, vero? Sì, levati dal culo. Quindi in realtà, ok, di qua bisogna essere un topo, e qua da basso... Cazzo c'è da basso? Orca troia degli amigoni. Siamo tornate? 1, 2, 3, siamo tornate? Molto bene. Allora ragazzi, come vi dicevo, ho conquistato il castello di Randy, l'ho ucciso, mi sono incoronato nuovo re di questo regno e siamo riusciti anche a fare la side quest, per cui siamo sposati la mummia e abbiamo visto tutte le scene nozze for work, chiaramente. Mi dispiace sia laggato, purtroppo, proprio in questo momento che ho fatto queste due cosine. E vabbè, dai, succede.